procediamo. Brava Sami, senza neanche salutare. Ciao. Com'è andata al servizio, Sam? Bene, molto soft. Sì, oggi è stata una giornata un po' lenta, vero? Sì, molto. Molto lenta, di quelle giornate che stai 2 ore fermo, il bimbo sta male, quell'altro dorme. E però, che sa da fa? Quell'altro la febbre è alta. Che sa da fa? Cioè, noi abbiamo delle regole rigide con bimbi. Ma nel frattempo facciamo così. Infatti, però non è che possiamo andare lì a svegliarli se dormono. O batte col tamburo, giusto? No. Loro hanno libero arbitrio di scegliere se volerci o meno. Ecco, giusto. Bisogna noi rispettare i loro tempi. Allora, qui vedi che c'è un mazzo di carte. E poi se ci fai caso, qui invece c'è una carta gigante che è dentro questa custodia. Questo gioco si chiama La mia carta uguale alla tua. Questa è la mia carta e qua, in mezzo a questo mazzo, ci sarà la tua carta. Sì. Fin qui ci siamo. Ti vedo concentrata e questo mi fa piacere. Ti dici, chissà dove si va a parare oggi. Giusto? Ognuno dei suoi tempi. Dove si va a parare? Eh? Là. Là. No, Sami, andiamo a parare qui. Allora, classico, mazzo di carte ormai li conosci bene. Prova a dirmi stop in qualsiasi momento. Per me si riparte a capo. Vai, quando vuoi. Stop. Prendi la tua carta, osservala e mostrala alla telecamera. Sono sicuro che ti stai accertando che io non stia guardando, vero? Oppure, sì. Di solito fai sempre così. Non ti fidi mai. Mai. Posso girarmi ora? Sì. Ecco, io non riprendo la tua carta e proviamo a fare altre... a dire queste parole. La mia carta è uguale alla tua e la giriamo verso la telecamera. Le due carte dovrebbero essere uguali e il gioco così dovrebbe terminare. Ok? Vai. Io, per evitare qualsiasi tipo di manipolazione, inserisco la carta dentro questa custodia, quindi non la posso scambiare, non posso fare in modo che siano due carte invece che una. È tutto qua dentro. Al tre giriamo. Qual era la frase? La mia carta è uguale alla tua. Va bene. Quindi vuol dire che sono due carte uguali. Ci stai dentro. 1, 2, 3. La mia carta è uguale alla tua. È un bel gioco, semplice, chiaro. E... no, dov'è? Ho fatto un attimo confusione, chiedo venia. Perché, scusa Sami, perché la carta piccola la prendo io e la carta grande la pigli te. Per quello che ne è venuto il gioco. Allora, guarda, fai così. Questa si mette qui e questa la da me e si ripete. E si trasforma. Vedrai, non lo so, qualcosa succederà. Proviamo. 1, 2, 3. La mia carta è uguale alla tua. È rimasta uguale. Questa è la donna. Ah, no. Ok, allora il gioco è perfettamente venuto, vai. Questo è. Guarda un po' se magari fosse cascata in terra. No, l'ho visto quando l'ho messa dentro. E allora come possiamo classificare questo gioco? Come una masturbazione. Ah, pensavo dicessi una parolaccia. Meno male. Oh, non si apre mica. Non si apre mica. Aspetta, proviamo se si apre questa. E non si apre, non si apre. Prova a girarla, magari scuotendola. Non si apre. Come fa? Ma hai visto? La mia carta è quella. Sami. Ha ha ha.